Rassegna stampa di Riviera anche per oggi sabato 22 marzo, trattiamo le notizie della Loclide, in particolar modo l'apertura dell'Ora della Calabria, un dialogo tra un sacerdote della Loclide e un giovane su un sito di incontri gay. Hai mai fatto sesso con un prete? Don Fabio, nome di fantasia, passa che ci conosciamo di persona dalle 16:30 in poi, sono in chiesa. Questo quanto riporta Simona Musco in un articolo che appare stamattina a pagina 7 dell'Ora della Calabria. Le notizie dalla Locride. Mammoliti shock, calabrese incapace di intendere e di volere. Locri, la minoranza chiederà al prefetto l'invio di una commissione d'accesso. Troppe armi in casa, in manette un quarantenne sempre da Locri. Altre notizie direttamente dall'Ora della Calabria. Percolato, siamo a Siderno, la triade corre ai ripari. Avviato il prelievo e lo smaltimento del liquido a timpe bianche, roccella ionica, completata la demolizione delle imbarcazioni dei migranti, stilo riqualificazione scuole sia al progetto esecutivo, poi una notizia di sanità, formazione, la GUIL diffida l'ASP di Reggio Calabria. Differenziata, 278.000 euro alla ditta, polemica a Siderno, il Movimento 5 Stelle aveva chiesto l'accesso agli atti per vederci chiaro. La polemica Bovalino, fondi per la viabilità, Primerano, si sono dimenticati di Bovalino. Elezioni, siamo a Palizzi, resta a sinistra, intanto parte il piano delle opere pubbliche. Stilo, inaugurato il cantiere per il restauro del Battistello, aperti i lavori alla presenza di autorità civili e religiose. Ad Africo, Nonna Santa compie 100 anni. Siderno, amici del libro e della biblioteca, domani all'Imca. Gioiosa Ionica, questa sera, mozioni ed emozioni, l'opera del magistrato Cosentino. Soltanto con la cultura si consegue il progresso di una società, dichiara il magistrato. Siamo al quotidiano della Calabria, notizie dalla Ionica, confiscato il patrimonio dei Ruga, il clan di Monasterace spogliato di terreni, appartamenti e conti correnti, sigilli ai beni di Giuseppe Cosimo e degli eredi di Andrea, deceduto nel 2011. Ada, stupefacenti leone dal carcere ai domiciliari. Dogane, carrette del mare, completata l'opera di demolizione e smaltimento, i lavori al porto di Roccelle, sugli arenili di Camini e Casignana. Locri, formazione, la GUIL diffida l'ASP, il sindacato contesta l'iter di concorsi, corsi e progetti. Il voto, i lavoratori di Colle in Collo Croi scelgono l'UGL, presi 4 seggi su 6, elette le rappresentanze sindacali col 72% dei consensi. Ancora avanti con il quotidiano della Calabria, timpe bianche, la discarica di Siderno, sopralluogo dei tecnici dopo la segnalazione, scoperti furti e frane. Percolato, discarica danneggiata, il titolo, ditta specializzata incaricata dal comune, lunedì si ripara il pozzo. Bivongi, arrivano le risorse per l'isola ecologica, Siderno, lungomare, ripristinarlo entro il 30 aprile, nuovo centrodestra, Forza Italia, Repubblicani e UDC suggeriscono il cronoprogramma. Da Montebello, piante e murales verdi all'istituto comprensivo, Caulonia, quaresima tra sacro e profano, viaggio nelle antiche usanze dei credenti verso la settimana santa. Castelvetere, vediamo appunto questa pagina che Ilario Camerieri dedica interamente a questa importante manifestazione che si svolge a Caulonia ogni anno. Bene, tutto anche per l'edizione di oggi, ai prossimi appuntamenti con Riviera. In anteprima però, prima di chiudere, vi offriamo la copertina proprio del nostro giornale che sarà in distribuzione da domani, titolo d'apertura, Le mani dentro la città, il danno. Dopo il giudice meschino, una nuova fiction massacra la Calabria sbattendo in prima serata i Pelle Rossa d'Italia. Uno speciale di 2 pagine dedicato al Roccella in Serie D. Estate a rischio, finora solo promesse, Siderno, disastro ambientale, poi il suicidio, Rocco Mazzaferro, quell'innocenza senza lieto fine. Presentazione dell'Associazione Amici del Libro domani, domenica 23 alle 17:30 all'Imca di Siderno. È tutto, alle prossime edizioni.